questo evento è un evento mondiale, per me è mondiale, importante, una cosa che non ho mai visto io in vita mia. Io ho lavorato 35 anni in un'associazione, non ho mai visto una cosa così. Max Conti è un vulcano in eruzione, è un, guarda, il suo cervello non si ferma neanche quando dorme, veramente non si ferma neanche quando dorme. Guarda, questa serata è una serata bellissima, come tutti sapete già, è una serata di beneficenza. La nostra associazione di canto e missione, e sicuramente sarà un evento straordinario, perché noi facciamo del bene e fare del bene fa bene, giusto? Dovrebbe. E il nostro scopo è acquistare un defibrillatore per un'altra associazione della Onlus. Benvenuti a questa serata benefica di canto e missione qui a Cascina Marchesa, una serata piena di emozioni, ci sono tanti artisti che canteranno e niente, non vediamo l'ora di cominciare. Ciao ragazzi, non potevamo mancare e chi non c'è non sa cosa si sta perdendo, quindi ormai è troppo tardi. Allora, ciao a tutti, io sono Max Conti, l'organizzatore di questo bellissimo evento, e sono qui, ho l'onore di avere questa sera con me il presidente Gerardo Gatto del Centro Servizi del Volontariato di Torino e tutte queste bellissime persone. Abbiamo organizzato questo mega evento per poter raccogliere dei fondi per acquistare un defibrillatore da donare all'associazione Oltre il Confine Onlus. Scusatemi, però veramente molta stanchezza eccetera. Vorrei fare dire qualche parola anche a Gerardo Gatto, perché io, sai, non mi voglio divulgare tanto, perché questa sera avrò una lunga serata. Allora, innanzitutto io ringrazio Max perché la location è molto bella, e poi perché, per due motivi, perché è un motivo di festa, ma soprattutto non è una festa fine a se stessa, ma è una festa in cui si pensa agli altri, perché la festa ha lo scopo di comprare un defibrillatore. Ogni anno in Italia muoiono 60.000 persone di arresto cardiaco. Ogni minuto che passa con un arresto cardiaco diminuisce del 10% la possibilità di vita, 5 minuti la riduce del 50%, dopo 10 minuti la persona decede. E quindi sono felice di essere qua e di contribuire pochissimo, perché il merito è tutto di Max, a questo evento e alla donazione del defibrillatore. Grazie. Allora, noi siamo con noi, io dico noi perché siamo in due, ma io sono contentissimo di essere qui. Tra non tantissimo, ma non so bene quando, andremo in scena, faremo uno sketch, cercheremo di portare un po' di leggerezza, un po' di risate, di sorrisi tra una canzone e l'altra. Aspettiamo di cenare, siamo molto contenti. Non siete venuti, avete fatto male. Ciao a tutti, io sono Marco Mesagne e sono lieto di prendere parte a questo fantastico evento organizzato dal grande amico Max Conti, associazione Canto e Missione. Niente, stasera canterò una delle mie canzoni di repertorio, porterà come titolo stasera Io e Te, e che dire, io vi invito tutti a seguirmi su Facebook e Instagram, Marco Mesagne. Ciao! Eccoci qua, questa sera abbiamo noi come ospite, grande ospite anche lui, come tutti d'altronde, Mario Naselli. Mario Naselli, vuoi dire qualche parola? Un po' la tua storia, un po'... Chi è Mario Naselli? Chi è Mario Naselli? Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Sono lieto di partecipare a questo magnifico evento organizzato dal mio amico Max, dall'associazione Canto e Missione. Stasera canteremo Sei tutto quello che vorrei, per questo evento di beneficenza. Sì, canterò questa qui. Pazzesco. Ciao. Intanto volevo ringraziare Max per avermi invitato a questo evento. E niente, io sono Dennis, ho 16 anni e nasco come pianista circa 5 anni fa.
Poi un annetto fa ho iniziato a scrivere perché sentivo la necessità di doverlo fare e ad ora ho attuato 7-8 singoli più o meno. E frequento il liceo classico e musicale e sono al quarto anno. Buonasera a tutti e grazie di aver partecipato a questa serata di beneficenza. Uniti tutti con il cuore, siamo in ritardo, io cercherò di ottimizzare i tempi, ma la cosa più importante è che di questa serata è quello che ci sta a cuore, a me, a Max, penso a tutti voi, è che a fine serata, comunque sia andata, dobbiamo tornare a casa con qualcosa in più. Cioè, dobbiamo realmente aprire i cuori, perché ho visto tanti artisti stasera che si esibiranno, ma ho visto persone veramente speciali, e lo dico con il cuore, persone speciali che si sono fatti tanti chilometri per essere qua, per dare il loro contributo affinché tutti insieme riusciamo a fare un gesto d'amore per donare un defibrillatore, che tutti sappiamo quanto è importante, piccolo gesto ma di grande valore. Allora, io inizierei innanzitutto a ringraziare di questa serata, e so quanto impegno veramente ci ha messo. A volte dico, veramente esiste anche la tua vita, esiste la tua famiglia. A Max Conti che voglio un grande applauso, perché si è impegnato veramente tanto. Atto al merito, è stato veramente per portare tante persone, tanti artisti. E bravo, complimenti davvero, bravo, bravo, bravo. Ciao, buonasera a tutti. Che dire, come dico con Filippo, questa sera sono molto felice di vedervi tutti qui e è una grande emozione, bravo, bravo, bravo. Te lo meriti, si merita un grande applauso, perché atto al merito, ci ha lavorato tantissimo per questo evento, veramente bravo. È stata dura, veramente dura, fino a oggi, fino a questa mattina, però alla fine siamo qui e volevo dirvi solo grazie, non riesco a parlare. Grazie a tutti per essere qui e questa, bravo, sera, bravo, bravo. Questa sera sono molto felice, grazie anche a te Filippo Naselli per essere qui con noi. Sono molto felice, felice di tutti quanti, la mia famiglia speciale, vi amo, mia moglie, tutti quanti. I miei volontari dal cuore d'oro, non ho parole. Lascio la parola al grande presentatore Antonio Maglione, lui e la sua famiglia, grazie per essere qui, all'ambulanza, alla Sogiti di Moncalieri, Fulvio, tutti quanti. La Fonia, non ho parole, vi dico grazie dal profondo del mio cuore, perché siete... Un applauso a loro, alla centro, come è tutto scritto lì, per quanto riguarda loro, dopo magari faremo... Sì, poi li ringraziamo alla fine tutti quanti, perché grazie. Hanno fatto un grandissimo lavoro. Agli sponsor, a tutti quanti, ragazzi, grazie veramente. Iniziamo lo spettacolo che è molto importante. Però okay, prima di iniziare lo spettacolo, iniziamo? Un attimo, bisogna dire ancora una cosa prima di iniziare tutto con gli quello artisti. Che vuoi. Allora, innanzitutto, hai detto giusto, la famiglia, e lo dico a te, lo dico a me che ho avuto una bellissima famiglia, lo dico stasera che ho visto stupende famiglie con figli veramente speciali. Non trascuriamola, godiamocela, perché la famiglia è il dono più grande che possiamo avere in questa vita. Tutto il resto Bellissimo. È fumo negli occhi, ricordiamocelo, questo è importante. Quello che facciamo tutti noi sono piccoli gesti, ma come diceva la mia guida spirituale, che è Madre di Teresa di Calcutta, tante gocce formano l'oceano. Noi iniziamo a mettere le nostre gocce, poi tutto il resto verrà da sé. Iniziamo noi sempre nella vita, ma in qualsiasi, a dare l'esempio. Siamo esempi di vita. Se non siamo noi esempi di vita, non possiamo puntare il dito verso gli altri. Iniziamo noi,
prima di criticare gli altri. Grazie, grazie anche a tutte le associazioni presenti. Mauro Villata, Giampiero Perone, grazie per essere qui. Mi dispiace molto che oggi stasera ha avuto un incidente stradale il mago. Questo mi dispiace. Il mago Willy doveva essere qui, ha avuto un incidente stradale proprio stasera. E vorrei dedicare questa serata a una mia grande fan che è morta un mese fa, ha 33 anni e ha lasciato 3 bambini. Di Asti. Un grosso applauso, ovunque sei. L'evento a questa ragazza di Asti, che è una grande fan di Max, dedichiamo anche a te questo evento. Rosy Schillaci, Rosy Schillaci e tutti gli amici che non ci sono più. Ovunque è, ci guarderà, ci proteggerà, ci sarà da guida per tutti noi e soprattutto per te che la tieni nel cuore. Crescendo, facciamo salire. Ok, adesso un attimo, vieni qua, prima che scappi, due parole. Ricordiamo che grande Pietro Zappalà, in arte Max Conti, con la sua volontà, diciamo che lui è siciliano, venuto dalla Sicilia, e con tanto cuore, devo dire, però ho letto la storia perché non l'ho letto bene, hai diciamo realizzato un tuo sogno, che è quello di creare un'associazione benefica. Le associazioni benefiche sono cose, non sono tutte, però sono cose che vengono dal cuore. Noi tutti quanti, quell'associazione che tu hai creato e che si rivolge alle persone bisognose, sia economicamente sia moralmente, cioè dobbiamo aiutare gli altri, cioè non tutti sono fortunati come noi, quindi iniziamo a girarci in primis verso i meno fortunati di noi. Se vogliamo essere felici in questa vita, e ve lo dico io perché lo sono, nonostante tante difficoltà anche fisiche, dobbiamo guardare i nostri fratelli meno fortunati di noi, coloro che non hanno perso una casa, coloro che non hanno la salute, gli abbandonati, gli ammalati. Iniziamo a vedere le persone in difficoltà. I soldi non fanno la felicità, sono i piccoli gesti che fanno felici le persone. Quindi lui ha creato un'associazione, così sta, man mano sta crescendo, crescerà, mi raccomando, ha abilitato tutte le possibilità di chi vuol dargli una mano con le offerte, i volantini erano dappertutto. Ricordiamo ancora che stasera c'è questa cassetta, utilizzate questa cassetta per comprare, per donare soldi per un defibrillatore. Scusa, ti interrompo, che il defibrillatore andrà all'associazione Oltre Confine Ollus, che è rappresentata dal grande amico mio Daniele Tucci, e questa sera a fine serata apriremo questa cassetta e vorrei avere il piacere di avere qui Daniele per dire qualche parola, ma dopo sicuramente salirà. Grazie Daniele, ti voglio bene anche a te, un bacio a tutti quanti ragazzi. Perfettissimo, adesso una parte iniziata, io inizierei con le emozioni perché sono tanti gli artisti. Sarò sempre accanto per appoggiarti su di me, il mondo pieno di sorprese, non sai mai come sarà, però una cosa è sicura, il mio amore va di là per te, tutto quanto soltanto per te, questo piccolo mondo per te, ogni mio pensiero per te, le parole. Sento per te, sono mente
Tempo, infatti qua potete vedere alcuni ragazzi della zona di Cuneo e altri invece di Poirino. Noi siamo un'associazione che si è nati 10 anni fa sul tempo libero, perché comunque questi ragazzi avevano bisogno di tempo libero, e abbiamo pensato di aprire un'associazione di questo tipo. Siamo partiti con pochi ragazzi e adesso ne abbiamo più di 20. Qua ne vedete soltanto pochi perché non siamo riusciti a portarli tutti naturalmente, e questa cosa ci dispiace molto, ma spero di potervi riportare poi magari l'anno prossimo. Avete capito perché siamo qua? Dobbiamo raccogliere dei fondi per comprare un defibrillatore. Un pochino per uno e riusciamo a comprarlo. Perché sennò tutto questo non è servito a niente. Un piccolo sforzo tutti, arriviamo a fine serata e raggiungiamo il nostro obiettivo. Perché l'unione fa la forza. Grazie. Sotto ai piedi e ho perso il tempo.
tutto in un minuto. Quella sera il tuo riflesso e mi sento persa adesso. Chi bello è il tuo mezzo sorriso, mi guardi fissa e rosso sul mio viso, ma ti giuro non ho resistito e non credetti nell'infinito. Nei tuoi occhi immensi io mi perdevo piano e il mondo già cadeva giù, la mia anima baciava quella tua. Non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te ad agio. Emozionante serata. Momenti emozionanti che veramente resteranno nel cuore di tutti noi. To love you, if you want, let me. It ain't no way for me to give you. Dennis, volevamo premiarti con questa targhetta della nostra prima edizione. Perché prima edizione? Perché ce ne saranno altre, ancora più grandi, piano piano. Grazie di essere stato qui, un applauso a lui, grazie a tutti voi. Grazie. Vediamoci stasera, io già non vedo l'ora, prepara l'atmosfera, per favore con me, e ti sento tra le mani. Mi piace da morire quel tuo modo di fare l'amore insieme a me. Stanotte corre e corre io e te, perché insieme a te necessito di stare insieme a te. Buonasera, io mi chiamo Cristina Vanni, sono un'infermiera dell'ospedale Molinette, chiamato oggi Città della Salute e della Scienza di Torino. Al momento lavoro in oculistica al San Lazzaro, ma ho fatto 21 anni al CTO in diversi reparti con diversi gradi di complessità assistenziale. Sono stata addestrata all'uso del DAE e al suo controllo e alla sua gestione. Non sono un'addestratrice né un'istruttrice di primo soccorso, per cui quello che andrò a fare adesso è spiegarvi a grandi linee il funzionamento del DAE e la sua importanza e soprattutto cercare di invogliarvi a seguire un corso di primo soccorso, perché è una cosa molto utile e può salvare tante vite. Allora, una cosa importante da sottolineare è che questo apparecchio che i ragazzi dell'ambulanza mi hanno prestato salva fino al 70% delle vite in più rispetto al passato. Il defibrillatore si chiama così, la sua sigla DAE indica che è defibrillatore automatico esterno. Ossia è un apparecchio che permette l'analisi del ritmo della vittima ed eventualmente l'emissione di una scarica elettrica. In Italia abbiamo i semiautomatici, ma la sigla è la stessa. La differenza sta nel fatto che mentre il defibrillatore automatico scarica in maniera autonoma, una volta aver analizzato il ritmo, il semiautomatico ha bisogno dell'operatore o soccorritore che pigi il pulsante apposito.
Allora, in Italia il DAE è ormai in moltissimi ambienti pubblici, negli aeroporti, nelle stazioni, nelle scuole e in alcune aziende con molti dipendenti. In questi casi alcuni operatori, alcuni dipendenti stessi dei settori che, di cui ho menzionato, vengono addestrati all'uso del defibrillatore. Fino a aprile di quest'anno l'uso del defibrillatore era soltanto per coloro che avevano, per gli operatori sanitari. Successivamente anche per coloro che noi definiamo LAE, cioè sia operatori non sanitari ma con l'abilitazione all'utilizzo del DAE. Dal 4 agosto del 2021 con la legge 116 anche coloro che non sono abilitati possono utilizzare... Ops. Ma tanto era in tinta perché io sono la donna blu, quindi grazie. Comunque anche coloro che non sono abilitati a utilizzare il DAE possono usarlo, ma soltanto con l'ausilio di un operatore del 112, ex 118. E adesso utilizziamo questa nostra cavia per potervi far capire un attimino come funziona il DAE. Allora, ho dimenticato una cosa importante. Il DAE è un defibrillatore. Cosa succede? Senza scendere in cardiologia o analisi dell'elettrocardiogramma, il nostro cuore quando va in fibrillazione ventricolare non ha più una spinta, una contrazione efficace a mandare in circolo il sangue, per cui si muove, fibrilla e non può più fare la sua funzione. È un po' come avere una stanza piena di bambini che urlano tutti insieme, ridono, piangono, arriva l'insegnante e dice zitti tutti, i bambini improvvisamente stanno zitti. Il defibrillatore ha questa funzione, emana una scarica elettrica che tacita tutte le cellule del cuore che in quel momento stanno fibrillando, permettendone la partenza di nuovo secondo la sua normale e naturale funzione. Allora, cosa succede quando noi vediamo, adesso ci sarebbero mille ipotesi, mille situazioni, mille ambienti, ma il tempo è molto breve e io non sono neanche la persona adatta a spiegarvi tutte queste sfaccettature. Vi presenterò una descrizione semplice, un caso abbastanza possibile, ecco, non una delle tante eccezioni. La nostra vittima l'ho messa seduta perché metterla distesa non permetterebbe Cabaret. Di visualizzare lui quello chiede, che andiamo che a fare. Allora, mi fa un'intervistina, io dico, ho portato un personaggio. Questo è il DAE, il defibrillatore. Come potete vedere è leggero, di facile maneggevolezza, è dotato di una batteria che ha una garanzia di 4 anni. Nel momento in cui noi abbiamo una persona che cade a terra, la prima cosa che succede, chiunque ha un attimo di esitazione, perché il panico è innaturale, ci viene a dire che cosa devo fare adesso? Non vi spaventate, respirate profondamente, verrà subito tutto alla testa, ma la primissima cosa da fare è dire aiuto uomo a terra, non dirlo, urlarlo, perché se non c'è nessuno non fa male a nessuno, ma se c'è qualcuno vi può dare una mano. Quindi aiuto uomo a terra, provate a dirlo con me. Perfetto, può essere donna o bambino, ma di solito noi prendiamo gli uomini come vittime perché e poi sono femmina, non posso fare diversamente. Ok, ipotizziamo che lui sia a terra. In questo caso lui è giù, noi siamo vicino a lui. La seconda cosa da fare importantissima è chiamate i soccorsi, ossia il 112, e portatemi il DAE. Il DAE lo potete trovare sotto un indicatore verde con l'immagine del DAE con scritto DAE. Mentre io che sono lì che sto cercando di stare accanto alla vittima, chi è venuto in mio soccorso deve chiamare il 112 che verrà messo in contatto telefonico con me immediatamente e portarmi il DAE. Nel frattempo l'operatore al telefono ci dirà come fare il massaggio cardiaco, se fare, cosa guardare, cosa controllare. Noi seguiamo tutte le indicazioni. Torna a tirare su qui perché a quanto pare mi si emoziona il vestito. È sexy sta infermiera, mica voi. Diciamo che si emoziona il vestito. Mi hanno portato il DAE che io adesso appoggio qua. Dai che poi c'è una cosa bellissima. Il DAE è composto da questo apparecchio che è quello che permette la scarica elettrica, le piastre che vanno posizionate sul paziente, sulla vittima, scusate, io lavorando in ospedale per me sono sempre pazienti. Con il morsetto d'innesto che viene inserito nell'unico punto possibile, ossia nell'unico punto in cui è possibile inserirlo. Allora mi hanno portato il DAE, io lo metto vicino al paziente,
e lo accendo con il pulsante di accensione, ok? Posso provare ad accenderlo, ragazzi? Piglio il pulsante? Defibrillatore pronto. Chiamare aiuto. Ecco, collega Piastre. Anche in questo caso, grazie. Anche in questo caso si può spegnere, perché tanto non lo userò più. Il defibrillatore parla molto forte, ha una voce molto potente, per cui ci dice tutto quanto. Noi colleghiamo il cavetto delle piastre, le apriamo, nell'aprirle vedremo che ci sono indicate le immagini su dove posizionarle. Io adesso non lo apro perché le piastre sono molto costose e questo non è un defibrillatore per gli addestratori, ma è uno in loro dotazione, quindi non le posso aprire. Ma nel momento in cui abbiamo il paziente vicino, la prima cosa da fare è, scusa, ok, accendere il defibrillatore, dopodiché scoprire il paziente, il torace del paziente, con una mano sola diventa difficile. Tu sei morto, non ti muovi, sta per me. Tu sei morto, praticamente tu sei morto. E con le piastre, seguendo le indicazioni, devo posizionarle, una a questo livello e una a questo livello. Dopodiché dovremmo allontanarci, che ce lo dice lo stesso defibrillatore, perché viene fatta una prima analisi del ritmo. Se il ritmo è defibrillabile, ossia se è una fibrillazione ventricolare, il defibrillatore te stesso ci dirà pigiare il pulsante di scarica, premere il pulsante di scarica. E prima di premere il pulsante di scarica dovremo allontanarci. A noi operatori del settore insegnano fin dalle prime lezioni a praticare questo gesto e a dire questa frase: via io, via voi, via tutti. Allargare le mani, allontanare le persone che sono intorno e guardare che a destra, a sinistra e anche dietro, se possibile, non ci sia nessuno prima di pigiare la scarica. Provate a dirlo un po'. Via io, via voi, via tutti. Di nuovo? Bravissimi. Ok, fatto questo tipo di attività, si pigia il pulsante. Dopodiché il defibrillatore ci dirà se è ancora da massaggiare o se è da praticare un'altra scarica. Detto ciò, io penso di aver detto tutto. Mi raccomando, non prendete le mie parole come un invito a usare il DAE per ogni persona che vedete a terra, perché magari sta solo dormendo perché è svenuta, cioè perché si stanca, ma chiamate sempre prima i soccorsi. Meritatissimo, un grossissimo applauso. Grazie veramente. Ma ho portato con me una persona che non posso non presentarvi. Don Elio, non abbiamo tanto tempo. Intanto io volevo ringraziarla per l'interessamento che lei ha avuto, perché mia sorella finalmente ha trovato lavoro che stava cercando da tanto. Sì, ho visto che lavora all'Unieuro sua sorella, ma sono contento che è una brava ragazza, è giusto che trovi lavoro. No, però non lavora all'Unieuro, non lavora all'Unieuro. No, lei, sua sorella, si informi, lavora all'Unieuro, l'ho visto io, lavora all'Unieuro sua sorella. Ma non lavora all'Unieuro. Ma c'era scritto fuori, c'è scritto batte forte sempre, quello ha detto deve essere la sorella di Perone, credo io. Ascolti, no, non è la sorella di Perone, piuttosto dobbiamo lasciare un messaggio a queste persone e poi lasciare spazio agli altri artisti e agli altri cantanti. Certo. Ecco, allora volevo chiedere, molti hanno visto che lei in parrocchia ha messo questo cartello di questo pellegrinaggio che fate in Transilvania. Esattamente. Ecco, esprimi solarità, felicità, una persona meravigliosa, veramente, te lo dico col cuore. Ecco. E allora, io farò ascoltare una canzone classica napoletana, Io te vorrei abbassare, accompagnata al pianoforte dal maestro Daniele Longo, che ringrazio sia lui che un grossissimo applauso di avermi invitata. Poi io adoro Napoli, lei di Caserta, sentire una canzone napoletana a fino moon. A te la parola. Thank you.
ringraziare Daniele e poi Daniele pure che mi ha fatto un applauso a Daniele, mi ha invitata, grazie, e mi ha fatto poi conoscere Max, che insomma, perché devo dire la verità, è stata quasi tutta all'ultimo, quindi è stato carino da accettare che io venissi. Scusate, sono emozionata. Bravo. Questa vita è mia, me ne vado via, voglio vivere il momento. La carezzo, la penna sopra il foglio bianco, disegnando quel che è stato il nostro tempo. Spensieratezza, incoscienza, indipendenza, non aver destinazione alla partenza. E tutto quello che ho nella mia testa è non guardare il mondo più dalla finestra. Fossi una stella, non lasciare la scia, contro le regole non parto mai dal via. Per le salite non prendo funivia, nessuno mi può dire il meglio cosa sia. Oggi noi si manca, rimane chissà, perciò balliamo insieme, rinda sta musica, e canta tu me, e mano ce la, si tiene pure tu, o sola rinda l'anima, o sola rinda l'anima. Forza l'applauso, ragazzi! Barista un altro giro che stavolta offro io, calice al cielo e brido al prossimo addio. E del futuro mio no, non ho più paura, una candela accesa fa la notte meno scura. Le mani a tempo, fermati un momento, cancella dalla mente il termine lamento. Faccia l'amore col timore di essere beccati, ma con la voglia di essere beccati. Oggi noi si manca, rimane chissà, perciò balliamo insieme, rinda sta musica, e canta tu me, che mano ce l'ha, si tiene pure tu, o sola rinda l'anima, o sola rinda l'anima, o sola rinda l'anima, o sola. Se in fretta mi sorpasserà, mi chiedo cazzo faccio ancora la mia età, da fermo sempre in sta città, ed ora mal di testa che non se ne va, col dito schippo un'altra song su Spotify, questa canzone non mi va, e perdo i secondi, i minuti, le ore davanti a sto televisore. Mamma mi chiama, ma in testa c'ho troppo rumore, no, no. E trovo la calma, rispondo sì mamma, va tutto a meraviglia, ma chiudo la chiamata. Voglio Max,
assolutamente sul palco. Un grossissimo applauso Max, perché lo merita e tutti noi desideriamo sentirlo cantare, perché io sinceramente da tanto, quindi dopo hai fatto veramente un lavorone. Ragazzi, ci provo, No, sono tu veramente vieni qua, stanco. Vieni qua che poi c'ho ancora io qualche sorpresina, perché voglio le persone più care vicino a tutti noi. Quindi adesso so che tu vuoi fare una un pezzettino, vediamo un attimino di un una brano persona dedicata anche a te, Katia, con tutto il mio cuore, perché in vari momenti della tua vita, in vari momenti che hai provato dei problemi, eccetera, ti sei innamorato di questo brano, diciamo così. Quindi lo dedico anche a te, sono molto emozionato. Se magari dopo vuoi dire qualcosa tu è ancora meglio, certo. La dedico a tutti voi, credere o non credere, perché è un brano che porta tanta positività, diciamo così. Wow, tra a te, perché l'onore, perché è bellissimo, è stato veramente una serata di emozioni e tu concluderai facendocene provare ancora altre. Accompagnato dal grande Daniele Longo, vorrei un applauso per questo ragazzo, è molto... Un grosso ringrazio applauso a tutti voi per essere stati qui questa sera, questa magica, magica serata, magico evento. Grazie Antonio, grazie a tutti quanti, veramente, a tutte le associazioni, Filippo Naselli, suo figlio, tutti gli amici artisti che sono intervenuti, mio padre, mia mamma, mio papà, siete speciali, vi amo, i miei volontari, ci provo, va bene? Ok, non vi prometto nulla però. Ok, Asogiti, una DV, grazie. Abbiamo, grazie veramente a tutti quanti. Della fonia, cosa dire della fonia? Non ho parole. Ma non vedi che ormai questo mondo si ferma un po'? Guardo oltre gli sguardi più veri che si perdono nel blu. Quante volte hai gettato la spugna per poi arrenderti, ma tu lo sai. Che credi in te, è la musica di questa canzone che ci sorriderà, mi emoziona pure se io sento un testo malate, io sento i brividi, soltanto i brividi, e siamo noi a credere ormai, la strada giusta rivela, credere o non credere, perché ci
bene. Grazie. Grazie Filippo. Bravo! Bravo! Voce, voce! Aiuto! Tutta la sicurezza, grazie a voi della sicurezza, grazie a tutto il locale, a tutta la cascina, grazie ai miei volontari, alla mia famiglia, al fotografo. Tutti qua, butta la mascherina in questo momento, buttala, dai. Prova. Dai, portate Giussi qua vicino a me, Katia, vieni qua. Katia, vieni qua. Ringraziamo anche Valentina, arrivata anche da Lazio, grande Valentina, un bacio veramente a tutti quanti. Una foto tutti insieme, dai. Ancora un grossissimo applauso, lo meritano tutti. Bello, bello, bello. Ragazzi, bello. Un bacio alla De Palma Music, Q-Factor Record di Catania. Ragazzi, grazie anche a voi, un bacio veramente con tutto il mio cuore, a tutti gli artisti presenti, a tutti quanti. Che dire, spero di non dimenticare nessuno, siete grandi. Da ascoltare perché sono rimasta 2 mesi isolata e non avevo un televisore, non avevo nulla. Quindi conobbi Max... E Max mi dedicò a Credere e non credere, che è stata una delle canzoni che mi ha dato tanta tanta forza. E da lì poi, vabbè, c'erano anche altri cantanti, però lui in particolare ogni tanto mi chiamava, mi faceva le videochiamate e mi cantava in videochiamata. Io non riuscivo neanche a parlare perché non avevo voce. E lui mi ha dato una forza incredibile. Quindi lo ringrazio per la forza che dai con la tua musica, con il cuore che metti in tutte le tue cose. E come dico sempre io, tu lo sai che io ho un motto mio, che dico sempre che un sorriso non costa nulla donarlo e può cambiare veramente la giornata a tante persone che magari hanno una giornata no. E lì ho dato il valore all'abbraccio, quindi ti do un abbraccio che non ho potuto darti quando tu mi hai aiutato. Bellissime, bellissime parole, proprio belle, belle, belle. Volevo ringraziare prima di tutto l'associazione Canto e Missione, in particolare il mio amico carissimo qui a fianco, che ci ha dato questa possibilità di ricevere il defibrillatore, e voglio ringraziare tutti voi per aver partecipato. Sono sicuro che tutto quello che noi abbiamo donato nel canto, nel donare materialmente, nel donare la nostra presenza, ha un valore immenso, perché ognuno di noi ha un valore immenso. Questo non scordatevelo mai. Quello che ho imparato nella mia vita è che noi dobbiamo imparare ad amarci prima di tutto, per poter amare gli altri. Quindi se ognuno di noi riesce a guardare dentro di sé le cose belle che ha, può dare tanto anche agli altri. Quindi non vi scoraggiate. Bravo, nella bravo, vita, bravo, bravo, perché bravo, la vita è un dono prezioso e la vita deve essere vissuta appieno. E quando ci sono momenti di sconforto, vedere una persona come Max che ha fatto tutto questo, io so che lui ha dato tutto, ti fa capire che la vita è meravigliosa, perché lui è meraviglioso. E quindi voglio ringraziarlo veramente con tutto il cuore. Bravo, bellissime parole. Mm.